Oncologia e siamo qui per dare visibilità a questa malattia che è veramente negletta e poco considerata. È una proposta per una rete, iscritta già in una rete esistente di centri di terapia del dolore, una rete che si occupi esclusivamente in maniera specifica dei pazienti e delle pazienti affette da fibromialgia, che li aiuti in questo percorso diagnostico al fine di proprio di evitare la cosiddetta una sindrome di Ulisse, cioè il girovagare per vari specialisti senza avere poi un riferimento unico e comune. Finalmente forse arriviamo a un rovesciamento della prassi stavolta, nel senso che dopo 3 mozioni praticamente andate all'unanimità in consiglio regionale, ma senza nessun esito, praticamente sostanzialmente disattese sia rispetto al riconoscimento di questa patologia, che è la sindrome fibromialgica, che è una patologia dolorosa, importante, che porta anche a grandi problemi di disabilità e di invalidità. Finalmente arriviamo a una proposta più concreta, che è quella di eliminare la condizione di situazione di sentirsi orfani dei pazienti con problemi fibromialgici. Praticamente in accordo con l'assessorato, con cui ho parlato direttamente, l'assessora Saccardi, abbiamo provato a mettere nero su bianco la possibilità che i pazienti affetti da sindrome fibromialgica siano presi in carico da un unico centro a livello delle province della regione toscana. Il centro è il centro per la terapia del dolore e per le cure palliative, che finalmente potrà garantire presa in carico sul serio e fornitura di prestazioni specialistiche a questi pazienti, senza doverli costringere a girovagare tra medici di famiglia, reumatologi, specialisti, fisiatri, ortopedici e così via, che rende la vita di questi pazienti e delle famiglie a volte veramente infernale. In questo modo abbiamo un'omogeneità di possibilità di presa in carico su tutto il territorio regionale. Spero davvero che alle dichiarazioni di disponibilità da parte dell'assessore si riesca nel prossimo consiglio regionale ad approvare questa mozione che impegna la Giunta ad realizzare davvero questa presa in carico.